conoscevo assolutamente, anch'io ho conosciuto loro stasera, non conoscevo della verità neanche il collettivo Le Lucciole, tra l'altro si chiama, che è un nome, lo so, che evoca scenari affascinanti per molti maschi in sala. Serate ed estive con le lucciole nei campi, col fieno. Sì, non ti riferivi a quello. Esatto, e qui torniamo ancora nel tema della serata, perché parliamo di ripacco, no? Quindi di tutela, conservazione, di lotta per conservare un minimo di spazi verdi anche per queste cose. Io mi riferivo alle lucciole, no, proprio lì. I nostri immaginari si disgregano in mezzo ai centri commerciali, acquistano uno squallore non simpatico. Al centro commerciale non puoi andare col plaid. La provino, siete che è informata la signora. Sì. Invece dove andiamo? Se non andiamo ai centri commerciali, magari non abbiamo grandi campagne in cui perdersi, però possiamo sempre avvicinarci a una realtà metropolitana, una realtà urbana, dove cosa succede, Veronica? Allora, accendiamo il microfono. Allora, mi sentite, sì? Si spera, allora, io fare cose a pagamento, naturalmente. Come funziona? Allora, io vi parlo un pochino dell'esperienza del mio collettivo, che è il collettivo di cui faccio parte, che è appunto il collettivo femminista LGBT Le Lucciole. E diciamo che in questo collettivo non ci sono soltanto donne in quanto donne biologiche, è un collettivo misto. Infatti, come dicevo, è femminista e è LGBT. E quindi è composto anche da lesbiche, gay, bisex, trans, persone che vivono l'identità di genere e il proprio orientamento sessuale cercando di viverlo liberamente in una società che purtroppo, per quanto la si voglia definire o dipingere come civilizzata e all'avanguardia, purtroppo ancora, per quanto riguarda tutte le questioni connesse alle corporeità femminili, quindi magari non conformi all'essere donne in un certo modo, ma anche quando poi si entra nella sfera della sessualità, all'orientamento sessuale, che quindi non è conforme alla norma eterodominante, può creare un pochino di problemi, ecco, un'identità eccentrica che sicuramente è vissuta come marginale, ma marginale non in un senso negativo. Infatti la forza, diciamo, dell'unire in un collettivo la questione femminista intesa proprio legata all'identità femminile, con la dimensione invece legata più alle questioni di orientamento sessuale, quindi alle questioni LGBT, sta proprio la forza di quest'unione sta proprio nel fatto che entrambe queste dimensioni sono soggette ad una marginalizzazione, ma in realtà poi nelle pratiche che noi portiamo avanti questo margine lo poniamo al centro, ci prendiamo uno spazio di dialogo, di parola e lo facciamo attraversando con le nostre corporeità fuori norma e anche il nostro vivere appunto queste corporeità in maniera non convenzionale. Lo facciamo organizzando eventi, organizzando serate anche più ludiche ma anche un po' più intellettuali, dove invitiamo ospiti, autrici e autori di libri, affrontando tutta una serie di tematiche che sono anche molto ampie. E qui magari vorrei anche ho portato un video ma ho portato anche una serie di immagini che parlano un po' di quelle che sono state le nostre iniziative più importanti, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo. Da quanto esiste il collettivo? Allora, io ne faccio parte dal 2013, quindi ormai sono quasi 3 anni. E a pensarci mi emoziono ogni volta, anche perché cioè, è stato davvero un fulmine a ciel sereno, nel senso che
Magari qualcuno non lo sa qua dentro, anche chi mi conosce bene, ma la cosa è successa così. Allora, ascoltiamo questo racconto. A me piace entrare un po' nella storia. Anche perché il femminismo comunque partire da sé e diciamo che poi da quel personale che tu rendi poi esperisci un'esperienza politica, ma proprio da quel vissuto lì che... Che meraviglia, sì. Non c'è tanto da ripensare tu che hai esperienza anche di altri tipi di politica. Sì. Allora, procediamo allora con e niente, la storia. No, piccolo aneddoto. Me ne stavo, stavo studiando per la mia tesi magistrale e mi serviva un contributo che non stavo trovando da nessuna parte, vado, cerco questa casa editrice. Su che cos'era questa tesi magistrale? Violenza sulle donne migranti in Italia. Ecco, quindi torniamo a bomba nel tema. Sì, però vabbè, non entriamo troppo nel merito. Non volendo, ma... Allora, la cosa interessante è che io appunto cercavo questo libro che mi era stato consigliato, era fuori edizione, quindi non c'era da nessuna parte, se non che scrivo alla casa editrice e un signore che si chiamava Giulio Calella mi dice: ma l'autrice è di Milano, si chiama Lidia Civillo. Allora io ho scritto a questa signora, non sapevo assolutamente chi fosse, e non è qui ma è una nostra compagna, e quindi sono andata direttamente a casa sua a prendere il libro, che è stato poi un libro fondamentale per me, perché parla di femminismi postcoloniali, quindi in un'ottica non eurocentrica, ed è stato veramente una chiave di lettura molto importante per la mia tesi. Sono partita proprio anche da lì per una parte importante del mio lavoro, e mentre stavo in biblioteca a leggere quel libro, una ragazza che fa parte del mio collettivo, e anzi mi faceva parte prima di me a questo punto, mi guarda, si illumina, mi dice: ma tu cosa stai leggendo? E io, Quaderni Viola. Ah, ma no, ma chi sei? Ma insomma, conosciamoci. Insomma, vabbè, io sono diventata una lucciola dopo una settimana. Grazie, Quaderni Viola di Alessio. Può essere una lettura interessante anche per noi. Il libro in questione si chiama La Straniera, e vabbè, tra le autrici non c'è solo Lidia Civillo, ce ne sono anche altri che ora non ricordo, ma vabbè. Edito da? Allegre. Edizioni Allegre. Sì, Edizioni Allegre. E niente. Allora adesso vediamo qualche...